Parliamo della partita. La partita sapevamo che l'Arezzo è una squadra fatta di ottime individualità e quindi di buoni giocatori anche di livello importante per questa categoria. Quindi abbiamo aspettato con grande ordine che il ritmo fosse nato nel primo tempo scemasse, e io credo che nel secondo tempo noi abbiamo approfittato di questa situazione e siamo usciti anche discretamente bene. Purtroppo abbiamo avuto la palla per passare in vantaggio, ma non l'abbiamo sfruttata e poi su una disattenzione abbiamo pagato così sul risultato finale, perché quell'errore che abbiamo commesso, chiamiamolo errore, o svista, dipende dai punti di vista, ha condizionato molto e ha pesato da parte nostra in un risultato negativo, insomma. Sì, infatti voi l'avete preparata molto bene, un Arezzo che soprattutto nel primo tempo faceva fatica a trovare lo spazio nella vostra metà campo. Sottile ha dovuto anche cambiare modulo, e chiedo se anche quel cambio tattico in qualche modo può aver fatto la differenza oppure no. Ma io credo che a un certo punto la partita nel secondo tempo è stata molto più equilibrata rispetto al primo, e quindi io penso che il cambio un po' ce lo aspettavamo, nel senso che abbiamo visto anche le partite precedenti, c'è sempre stato spesso anche un cambio di modulo nel momento in cui la squadra non riusciva a ottenere quello che voleva. Noi ci siamo comunque disimpegnati nonostante questo cambio di modulo egregiamente, anzi abbiamo avuto ancora un po' più di spazio qua a sinistra approfittando con le discese di Sané. Purtroppo poi ci sono stati due episodi che hanno condizionato la partita per noi, perché il gol mancato di Marra è stato un tu per tu con il portiere. E poi l'episodio del gol, insomma, sono stati questi due episodi, secondo me, che hanno inciso negativamente per noi, anche se poi nel complesso della partita è vero che l'Arezzo ha tenuto più palla, ma il proprio Piacenza non aveva per niente demeritato. Ecco, sul gol ci sono state proteste abbastanza vibranti da parte vostra, vi lamentavate di un presunto fallo o della posizione iniziale di Erba? No, io credo che i miei giocatori si lamentassero del fallo, penso. Del fallo. L'avevate preparata molto bene a livello tattico, anche Sottile lo ha ammesso, insomma, che l'avevate abbastanza imbrigliata, anche difensivamente, a parte quell'episodio, eravate stati molto attenti, molto concentrati. Sì, è una partita difficile per noi questo, insomma, quando nelle prime 7 giornate incontri Cremonese, Alessandria e Arezzo, insomma, diciamo che è un inizio di campionato in salita. Però sapevamo della forza, sapevamo la qualità, conoscevamo il gioco dell'Arezzo e quindi abbiamo cercato di opporci con quello che avevamo, con quello che potevamo. E secondo me la mia squadra non stava per niente demeritando, anzi, aveva anche aspettato il momento giusto per poter uscire con dei fraseggi anche secondo me molto buoni, soprattutto nella seconda parte della gara.